L'operazione di oggi, con un impegno massiccio di Carabinieri e Comando Provinciale di Roma, oltre 200 militari, è arrivata al termine di una ininterrotta attività di indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Roma. Un'attività di indagine lunga 3 anni e mezzo che ha consentito di riscontrare l'operatività su Roma di un cartello della droga facente capo a Michele Senese. A lui si rivolgevano altri sodali che avevano costituito dei gruppi che erano dotati di una certa autonomia, anche se il Michele Senese interveniva per quelle che erano le scelte strategiche. Si sono occupati, oltre che dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche di diverse attività estorsive, sempre collegate al traffico di droga, fino ad arrivare alla gambizzazione di due personaggi, rei di non aver pagato una partita di droga o averne ritardato il pagamento, fino al progetto omicidiario che poi non è andato a buon fine perché non sono state rintracciate le vittime. Anche in questo caso, le vittime erano dei ragazzi che avevano omesso di pagare un ingente quantitativo di droga. Il tutto attraverso l'attività di intimidazione tipica dell'organizzazione mafiosa. Non omettevano l'utilizzo delle armi, tant'è che nel corso dell'intera operazione sono state sequestrate 9 pistole in totale. La droga, che invece è stata sequestrata nel corso di tutta l'attività di indagine, ammonta a quasi 90 kg. L'operazione di oggi, che ha visto l'impiego di oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Roma, arriva al termine di una ininterrotta attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Via Inselci. 3 anni e mezzo di indagini serrate che hanno riscontrato l'operatività su Roma di un vero e proprio cartello della droga, facente capo al gruppo, al sodalizio di Michele Senese. Numerosi sono i reati che gli odierni indagati hanno commesso per la realizzazione di quelli che erano i progetti criminali del gruppo. Oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, diversi episodi estorsivi, sempre collegati all'attività di compravendita della droga, portati a termine con quello che è il metodo tipico dei mafiosi. Tant'è vero che nel corso dell'attività sono state sequestrate 9 pistole. Non hanno esitato ad usare la violenza per assicurarsi il provento delle loro attività illecite, tant'è vero che le attività estorsive poste in essere dal gruppo sono riconducibili al mancato pagamento di partite di droga, come le due gambizzazioni che sono state compiute dal gruppo, anche un mancato omicidio che non si è realizzato solamente perché non sono state rintracciate le vittime designate, anche queste colpevoli di aver omesso il pagamento di un ingente quantitativo di droga.